È giunto di nuovo il momento di fare ordine nella mia makeup collection e sì, ho fatto nel tempo un bel po' di video sulla sistemazione delle mie cose, sia makeup collection che scrivania, quindi cose per il disegno, ma la makeup collection era quella che più mi premeva sistemare proprio perché io la tengo tutta praticamente nel bagno e ero arrivata ad un punto in cui avevo tante cose sparse e non riuscivo, mi sentivo proprio soffocare, no? E comunque tante cose poi finiva che non le usavo proprio perché erano nascoste e non le vedevo spesso. Ora credo di avere risolto il problema acquistando uno di quei mobiletti salvaspazio che sembrano piccoli, ma in realtà sono geniali. E ora vi faccio vedere quello che ho preso io, perché sì, sono stretti, il mio è largo 17 cm, ma sono belli profondi e permettono quindi di sfruttare l'altezza e ci si mette veramente dentro di tutto. E quindi io sono riuscita veramente a togliere di mezzo tutto ciò che era inutile e che era accumulato al di fuori dei contenitori e di dare quindi un senso e un ordine. Adesso vi faccio vedere il prima e poi faccio vedere il dopo. Innanzitutto vorrei sfoltire, togliere un bel po' di cosine, soprattutto queste ammucchiate così senza senso. E, insomma, sistemare questo pezzo di lavandino cercando di liberare spazio. Voglio anche sistemare questo angolo vicino alla doccia, togliendo, ok, a parte la Yankee Candle che la voglio appunto sistemare su questo mobiletto, ma voglio sistemare proprio anche questo angolino, togliendo questa specie di bauletto di Maison du Monde tutto rovinato e togliendo tutte queste cose. Vorrei anche razionalizzare questo spazio cercando di fare decluttering essenzialmente, sistemare tutti i rossetti MAC e sfruttare questo spazio con cose che effettivamente utilizzo. E poi voglio alleggerire notevolmente tutto questo mobiletto, quindi sia la parte superiore che l'interno, cercando proprio di togliere ciò che non mi serve e sistemare il più possibile tutto questo caos. Per quanto riguarda qui, ho fatto un lavorone perché praticamente ho tolto il contenitore con le mollettine che era posizionato qui e che mi faceva dannare perché poi mi cadevano, perché era sempre un po' in bilico qui sull'angolino, quindi ho lasciato solo i pennelli e qui anche giusto la Beauty Blender è fuori dai contenitori e questo balsamo labbra che ho quasi finito, ma giusto perché appunto lo devo finire. Per il resto è tutto posizionato nei contenitori, quindi qui è tutto molto ordinato e ho fatto ordine anche qui perché ho eliminato ben tre cose, perché qui tenevo la maschera viso, la crema notte e una crema giorno, le ho tolte da qui e quindi adesso questa situazione è molto più ordinata. Questa è una delle cose che mi lascia più soddisfatta. È praticamente questo mobiletto che ho alle spalle, quindi vedo costantemente perché è riflesso nello specchio ed era veramente super pieno zeppo di roba, come avete visto. Quindi ho lasciato lassù solamente quel gattino Yankee Candle con un pennellino MAC e quella scatolina di Gorgeous che contiene essenzialmente i pastelli, comunque i colori per i capelli che uso raramente, anche se comunque ogni tanto li uso, ma adesso qui è tutto super super ordinato perché praticamente ho lasciato questo contenitore che contiene di Maison du Monde, che contiene in ogni scatolina delle cose. E qui ci ho messo tutte le confezioni di prodotti finiti
che però mi dispiace buttare perché sono troppo carine, e quindi fanno un po' anche da diciamo soprammobile tra virgolette. E qui ho fatto un angolino un po' sfizioso, dove comunque tengo una beauty blender nuova di riserva e altre cianfrusaglie varie. Qui ho messo appunto anche questo con dei prodotti finiti però troppo carini, e mi piace insomma che mi si riempie così in modo sfizioso. E qui ho messo quei tre prodotti che di fatto avevo sul lavandino e che mi davano troppo fastidio, così come qui ho lasciato questo contenitore che l'ho spostato praticamente dalla parte superiore, l'ho messo qui dove ci sono appunto anche qui in ogni scatolina, purtroppo in verticale qui non mi entra, devo mettere così dei prodotti. E qui ho altre cosine che mi possono servire, tra cui il contenitore delle mollettine, delle mini size Benefit di mascara e il lip scrub di MAC, e questa confezione finita di una maschera Glam Glow. Per cui una volta che richiudo questo armadietto, di fatto non si vede quel mucchio di cose inutili e troppo ammassate, che veramente era bruttissimo. Ma ora veniamo a lui, la soluzione geniale a tutti i miei problemi, ed è questo mobiletto che veramente si monta in un attimo, anche se io devo dire ho sbagliato, perché questi scaffali hanno due bordi, questo sottile che dovrebbe secondo me andare dietro e quest'altro più alto che invece va davanti. In realtà io l'ho montati di corsa, di fretta, mi sono accorta solo alla fine che avevo praticamente sbagliato, ma lasciamo stare. E la genialità è sotto, perché ci sono questi due cassetti veramente grandissimi e in cui entrano veramente tante tante cose, e adesso vi faccio vedere il dettaglio. Dunque, qui ho messo le palette, queste qui più piccoline, sia di Kiko che di MAC, e delle palette un pochino più grandi di Kiko, questa era quella componibile, con questi due piccoli set di ombretti che sono fantastici di MAC, ma che non usavo praticamente mai perché non li trovavo mai. E altre cianfrusagliette qua dietro, altre palette, insomma sempre MAC e altre cosine. Mentre qui sotto ho posizionato queste tre palette di M Cosmetics che non uso perché in realtà non valgono nulla, però ormai le ho prese dall'America, ci ho speso i soldi e tutto, comunque le tengo. E altre piccole palette che anche queste erano sparse un po' ovunque, ma almeno qui le vedo. E quindi questo è dedicato appunto a tutte queste palette sparse. Sul ripiano superiore ho posizionato tutte le Naked, che poi alla fine sono quelle che sfrutto di più, questo specchio di Jeffree Star che prima era posizionato in modo strano sul lavandino, e una palettina, e questo set appunto di rossetti MAC e altre cianfrusagliette varie, tra cui appunto questo ombretto MAC sfuso, ma che è bellissimo e quindi è anche bello da tenere qui. La cosa fantastica è il secondo ripiano e quello sotto, perché mi hanno permesso veramente di risolvere tanti problemi, perché qua dietro ho nascosto, comunque ho messo altre palette che uso spesso, un po' di Too Faced, di Urban Decay, ho queste due di Oz, insomma palette che comunque che uso, e tutti gli smalti che erano sfusi perché non mi entravano dove ho tutti gli altri e quindi erano sparsi nel mobiletto alle mie spalle, ma sinceramente erano anche scomodi e brutti da vedere. In questo modo invece sono tutti in ordine. Così come nel ripiano inferiore ho posizionato praticamente, a parte vabbè la Yankee Candle di turno, tutti i rossetti Gloss MAC, qualcuno anche di altre marche, che non mi entrano appunto insieme ad altri che ho,
e che erano anche questi posizionati un po' in bilico in questi contenitori. E che adesso invece ho tutti qui belli in vista, tra cui anche, appunto anche i gloss, che erano anche questi sparsi un po' ovunque, più i leva smalto e la Yankee Candle di turno. E alla fine ho fatto un bel decluttering anche di questo contenitore, che conteneva appunto una serie di prodotti labbra inutili, vecchi, scadutissimi. E ho lasciato solamente quelle palette barra trousse, come si chiamavano, a cui sono particolarmente legata, che ormai vabbè non uso più, ma che mi piace tenere. E alla fine questo è tutta la quantità di cose che butterò, che comprende queste palette MUA, che veramente sono state una super delusione, ma che ce ne... cioè, si doveva uno anche aspettare che non fossero chissà cosa, visto quanto costavano e che veramente non sono per niente scriventi, nonostante siano magari, ecco sì, all'apparenza bellissime con questi colori, ma essenzialmente appunto non scrivono e sinceramente mi danno anche un po' di preoccupazioni ad utilizzare questi prodotti così economici. E poi butterò, a parte così, altre palettine di MUA, queste orrende, questi tre orrendi di rimmel che si compravano ai supermercati, questo addirittura anche rotto, che veramente cioè, intanto non li uso, e tutta questa grande quantità di prodotti labbra essenzialmente, ma anche di sample di prodotti di The Body Shop che saranno super scaduti. E che essenzialmente non ha senso tenere, perché tanto sono scaduti. Avevo anche questi prodotti di Lush, che comunque li avevo utilizzati perché non sono rimasti grandi quantità, che andavano bene per gli occhi e per le labbra, ma che ormai sono completamente secchi e occupano solo spazio. E poi appunto tutti questi prodotti labbra un po' trovati nelle glossy box, un po' comprati qua e là, che ormai non ha più senso tenere. E con l'occasione sono riuscita a recuperare anche un bel po' di contenitori, tra cui appunto una volta svuotata questa scatola grande e queste altre due scatoline più piccole, più questi contenitori. Questo era di Maison du Monde, molto carino, devo dire, con i macaron. Quest'altro invece era la confezione di biscotti, credo. E anche quest'altra confezione metallica di MAC, e quest'altra con un'altra scatolina sempre recuperata, che erano sempre in quell'armadietto, dietro alle mie spalle, in cui potrò magari sistemare le cosine per il disegno. Quindi fatemi sapere se secondo voi la mia postazione make-up finalmente è migliore e soprattutto più efficiente e più pratica rispetto a prima, che era un gran caos. E non so se ci fate caso, ma nel mio bagno sembra quasi esserci adesso anche l'eco, perché non c'è più quella gran massa di cose che occupavano spazio. E quindi io sono felicissima, mi piace tanto adesso entrare nel bagno perché vedo ordine e so dove stanno tutte le cose. Quindi io vi aspetto ovviamente sui social, soprattutto Instagram, e se vi va iscrivetevi. E soprattutto vi aspetto al prossimo video e niente, ciao e grazie per aver guardato questa mia sistemazione, l'ennesima sistemazione del mio spazio. Ciao! Ah, una cosa che volevo dire è che molto probabilmente poi il mobiletto, questo qui salva spazio, che è bianco, abbastanza anonimo, lo impreziosirò o con delle lucine, quelle che magari hanno bisogno non della presa di corrente ma delle pile, o ancora meglio, forse perché è più pratico, con dei washi tape che sto aspettando che mi arrivino. Perché ho ordinato un po' di cosine anche per il back to school e speriamo che arrivino presto.
e dei washi tape che comunque mi riprendono un po' questo ambiente, e quindi sì, penso che lo abbellirò, impreziosirò con i washi tape, ma non solo. Ma per questo vi aspetto al video All Back to School che farò non appena mi arriveranno le cose. Ciao!